Salve, in questa seconda parte della tavola andremo a fare la sonometria monometrica del cilindro. Tra le tre è la più semplice perché la circonferenza di base non risulterà deformata e per cui è molto più semplice da realizzare. Come farla? Per prima cosa andiamo a tracciare i due assi della sonometria, che sappiamo essere inclinati di 30 gradi e di 60 gradi, quindi utilizzo la squadra 30-60 poggiata in questo modo con l'angolo di 30 gradi a destra e l'angolo di 60 gradi a sinistra e faccio scorrere la squadra fino a raggiungere O, avendo già tracciato la circonferenza di base nelle tavole precedenti. Quindi vado a tracciare il primo asse lungo questo cateto del triangolo. La faccio poi scorrere la squadra, non vado a ruotarla, la faccio semplicemente spostare e vado a tracciare il secondo asse inclinato di 60 gradi dall'altra parte, sempre andando ad incontrare O in questo modo. Adesso non mi preoccupo della lunghezza. Quello che ora devo andare a fare è tracciare il quadrato di base. Quello che ho ottenuto unendo i due assi è un angolo di 90 gradi qui nel mezzo. Per andare a riportare in maniera comoda le misure, utilizzo il compasso, mi appoggio su un album o su un cartoncino, prendo il compasso, centro la punta in O, allargo quanto il lato del quadrato e riporto la misura sul Siccome è un quadrato alla nostra base, vado a tracciare anche un segmentino da quest'altra parte, in questo modo, perché i due lati, essendo un quadrato, sono uguali. Quindi prendendo questa misura col compasso e prendendo questa misura col compasso, ottengo due segmenti uguali. A questo punto farò passare una parallela a quest'asse passante per il punto C e una parallela a quest'asse passante per il punto B. In questo modo non mi serve più per il momento il compasso, quindi vado a tracciare i due assi in questo modo. Utilizzo questa linea che avevamo tracciato precedentemente perché mi rende più facile utilizzare le squadre. Quindi la squadra è la stessa posizione di prima, la faccio scorrere fino a B e la faccio scorrere fino a C. Individuando così il punto A. Vado a unire le diagonali unicamente perché così mi permetto di trovare il punto C, il punto centrale della mia circonferenza, e vado anche a tracciare una linea orizzontale passante per questo punto che ho appena individuato. Perché andrò a fare questo? Perché permetterà di dividere in due metà la nostra circonferenza che andremo a tracciare adesso. Da questa parte della linea la circonferenza dovrà risultare tratteggiata perché risulta nascosta, come in questo caso. Dall'altra parte invece risulterà continua perché visibile. Quindi mi appoggio qui la squadra da 45 gradi,
e vado a tracciare una linea orizzontale. È sempre una linea di costruzione, quindi sto usando per ora sempre la 2H. Questa linea. A questo punto devo andare a tracciare la mia circonferenza. Il raggio della circonferenza è lo stesso della circonferenza qui, quindi 2 e mezzo. Il lato del quadrato era di 2, era di 5 centimetri, questo quindi il raggio della circonferenza risulta di 2 e mezzo. Comunque lo vado a riprendere per essere sicura. Okay. Posiziono il compasso nel centro. E vado a tracciare la circonferenza, ricordandovi, cosa che io non ho fatto, di tratteggiare la parte superiore fino alla linea e la parte inferiore invece risulta continua. Vedete? Questa è la linea orizzontale che passa per il centro della circonferenza. Questa parte risulta tratteggiata, quest'altra parte invece risulta continua. Da questi due punti, 1 e 1, 2, io farò partire le linee verticali di 10 centimetri che sono l'altezza del mio cilindro. Quindi tolgo per il momento l'album da disegno o il cartoncino da sotto. E vado a tracciare due linee verticali passanti per il diametro orizzontale di questa circonferenza. La faccio passare anche per il centro della circonferenza, così ho già anche il centro della circonferenza superiore, questo per evitare ulteriori passaggi dopo. Quindi faccio tre linee. Una, le misure le andrò a prendere dopo. Due, e tre. A questo punto non mi resta che andare a tracciare la circonferenza superiore. Vado a prendere la misura di 10 centimetri per avere l'altezza del mio cilindro. Anzi, facciamo l'ho fatta di 7. Chiedo scusa, non 10 centimetri, ma 7 centimetri. La vado a tracciare con la 2A, con l'HB. Questa non la vado a tracciare, vado solo ad identificare il punto che sarà il centro della mia circonferenza superiore. E l'altra, da quest'altra parte. Riprendo il cartoncino, riprendo il compasso, apertura del compasso 2 cm e mezzo, e vado a tracciare. Se non vi pare il compasso, come nel mio caso, la circonferenza superiore. E questo qui è la sonometria monometrica del cilindro.